Allora, ricominciamo, partiamo dalla domanda. Partiamo dalla domanda, è partito, è partito. Dottoressa Bisignani, che cos'è il fuorigioco? Dicasi fuorigioco. Dicasi fuorigioco. Allora, il fuorigioco. No, dicasi fuorigioco. Devi vedere però anche il bicchiere. Fuorigioco. È più grosso della sua faccia. Ci sono praticamente 12 omini che corrono nel campo. Omini? Quanti sono? 12. Quanti più larghi, calci? Dai. Più largo, beh, 12 calciatori da una parte e 12 calciatori. Quanti sono? Ah, c'ho 12 calciatori. Sono 6 e 6, sta parlando la palla a volo. Sì, sì, sì. Lasciala da davanti. Partiamo dalla BC, sono 11. Per parte, tra l'altro. 10 più, 10 più portiere. Ma no, lei guarda la palla a volo. Comunque non fate le cose con mia. E non ha ancora bevuto, ce l'ha appena guardato. Allora, praticamente corre, lo mio, corre. Sì. Va un pochino più avanti degli altri e porca miseria, il difensore sono un pochino indietro e il cazzo fuori gioco. Porco cazzo. Pensa, Mughini la direbbe uguale. Non è? No. Aspetta, fuori gioco, sfida, il mio fuori gioco. Innanzitutto non c'entra che sia l'aria. Può essere anche dopo da metà campo in su. Da metà campo in su, okay. No. Il giocatore che sta facendo. E poi qual è la chiave importantissima? Che lui va più avanti. Ci deve essere un passaggio. E il momento in cui c'è il passaggio. Vabbè, no, tu sei un po' vista, cavolo. Se sei al di là. È più limitata. In testa, non gli rimane in testa. È limitata. No, non è limitata perché. Sì, esatto. È come un firewall. È l'entry level. C'è il firewall. Se sai. Ma un altro me lo richiedi. Il prossimo compleanno te lo richiedo, ok? Facciamo la versione semplice, non quella dove il portiere corre avanti, dove sono in due dietro. Facciamo quella semplice. O dove quello si disinteressa del pallone. Esatto, perché c'è anche quello. Se si disinteressa del pallone, non è come se non ci fosse. Facciamo proprio quella facile. È fuori gioco quando tu ti trovi al di là della linea difensiva nel momento in cui avviene il passaggio del tuo compagno di squadra. Comunque, fuori gioco è quando l'arbitro fischia. Era rigore, come diceva Bugia di Bosco. Ok, ma nel momento in cui, scusami, lui va più avanti, cioè l'attaccante va più avanti di me. Sì. Sta provando, sai perché c'è la telecamera accesa? No, perché la domanda, cioè io tutta la è falsa e tendenziosa. Va avanti o fuori gioco? Invece no. No. Io pensavo che fosse perché lui andava avanti rispetto ai difensori. È così, deve esserci. E quindi devono essere almeno due. Ciao. Ciao. Poi la deve toccare lui. Si sta parlando di fuorigioco, è un momento difficile della vita di Chiara. No, ma soprattutto guarda che bicchiere mi ha portato.